Parliamo del referendum cannabis ed eutanasia. Allora, come avete visto, o forse no, ma ve lo dico io, il referendum cannabis e eutanasia purtroppo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Perché? Andiamo a vedere il perché. Prendiamo questa roba qui, andiamo all'articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consiglieri regionali, primo comma dell'articolo 75 della Costituzione. Ora, purtroppo, noi non saremmo mai dovuti arrivare fino alla Corte Costituzionale. Sento dire e vedo tanta gente che dice: ah, la Corte Costituzionale è corrotta. No, assolutamente. Certo, io non sono minimamente d'accordo, lo dico molto espressamente, non sono minimamente d'accordo con il verdetto della Corte Costituzionale e credo, tuttavia, che ci siano delle, diciamo così, situazioni ancora da chiarire. Perché? Perché nel referendum cannabis, ad esempio, viene utilizzato il termine coltivare. E il termine coltivare è un termine che andrebbe effettivamente a depenalizzare tutte quelle droghe che sono, non so, ad esempio, che prevedono la coltivazione di stupefacenti, quindi non soltanto cannabis, ma anche banalmente papaveri, fondamentalmente. Quindi si è voluto dare un'interpretazione di questo genere. Tuttavia, tenete conto che nell'associazione Luca Coscioni ci sono tanti avvocati, gente che insomma di esperienza ne ha parecchia nello scrivere emendamenti, sentenze e soprattutto anche leggi o quelle che possono essere appunto, quesiti referendari. Parliamo di avvocati comunque con esperienza pluridecennale. Onestamente, è un po' strano che la Corte Costituzionale abbia bocciato questo quesito referendario. Tuttavia, il problema è un altro sul quale vorrei concentrarmi. Quindi, tralasciando la parte della Corte Costituzionale che è ancora un po' dubbia, non è colpa della Corte Costituzionale. Questa roba prima è passata in Parlamento come ogni cosa. E poi è arrivata la Corte Costituzionale. Non è stata presa seriamente in Parlamento, purtroppo, perché abbiamo ancora una classe politica che effettivamente se ne sbatte di quella che è l'eutanasia e di quella che è la... Poi, per carità, ognuno è libero di credere quello che vuole, assolutamente. Però la stragrande maggioranza dei paesi avanzati ha forme o comunque ha nel proprio ordinamento l'eutanasia. Alcuni paesi avanzati hanno non solo l'eutanasia, ma anche privilegiano la coltivazione della cannabis, la permettono e in alcuni casi la privilegiano pure. Quindi, vedere tutta questa classe politica, da Letta ad altri, no? Anche a Calenda, che dicono: vale, ma che schifo, sinceramente mi fa parecchio ridere. Perché nel momento in cui quella legge è passata in Parlamento, voi cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Vi siete battuti per Marco Cappato? Vi siete battuti con lui? Avete sposato questa idea? No, non l'avete fatto. Non l'avete fatto. Non è stato fatto. Né da parte del Partito Democratico, né da parte dei partiti di destra che sono sempre stati avversi a questo tipo di leggi, ma... Quindi lo dico davvero al Partito Democratico e ad altri di centrosinistra che sono lì a dire no, ma o anche al Movimento 5 Stelle, che per anni ha sempre sostenuto la legalizzazione. Non avete fatto praticamente nulla. E ora è colpa della Corte Costituzionale. Ora è colpa di Giuliano Amato, che ripeto, io non condivido l'interpretazione che danno a favore di questa scelta, ossia di respingere entrambi i referendum. Tuttavia,
Tuttavia, non saremmo dovuti arrivare fino a qui. Quindi davvero abbiamo una classe politica irresponsabile. Irresponsabile, ma poi anche menzognera, perché non combattono in Parlamento per la legge e poi dopo dicono, ma noi alla fine ci dispiace, la Corte Costituzionale ha detto di no, che vergogna. Indignazione a go-go. Ecco, questo è un atteggiamento che si è già ripetuto. Magari faremo altri esempi più avanti, ma è un atteggiamento purtroppo fortemente diffuso e non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene, bisogna dirglielo a questi politici. Sei stato falso, hai mentito perché hai detto che non te ne fregava nulla e ora che la Corte Costituzionale fa da scaricabarile ti indigni e dici che schifo, che vergogna. È un atteggiamento davvero, dal mio punto di vista, declinante. Ossia tendente al declino. O siamo già vivendo una sorta di declino, ma è davvero abominevole il fatto di uscirsene poi alla fine con tutta questa indignazione che è folle, è davvero folle. Mentre quando eri lì, visto che le leggi non le faccio io, non le fate voi che state guardando, ma le fa effettivamente chi siede in Parlamento, lamentarsi dopo è oggettivamente assurdo. È assurdo quando sei lì e le cose le puoi fare. Quindi questo video non si conclude con un video molto breve, diretto, non si conclude con un che bello, alla prossima, così, ma si conclude con un speriamo che la futura classe politica dal 2023 in poi, ho dei dubbi, ma speriamo che la futura classe politica, il futuro Parlamento, sia un minimo più responsabile di questo. Perché davvero Presidente della Repubblica, ai governi che cadono così perché si ha un colpo di sole, a queste robe qui sul referendum per poi scaricare sulla Corte Costituzionale tutto, è abbastanza, dal mio punto di vista, abbastanza deplorevole.